Se anche tu hai un'azienda agricola e devi rinnovare il trattore o un attrezzo agricolo che ti può servire, come in questo caso nell'aratura dei campi, allora segui questo video, perché parleremo dei fondi perduti per l'agricoltura dal 40 al 50% fino ad arrivare al 65%. Benvenuto, guardiamo subito quali sono le caratteristiche e i requisiti principali per partecipare al bando INAIL Agricoltura. Che il contributo va dal 40 al 50% a fondo perduto per acquistare o un nuovo trattore o un nuovo macchinario attrezzatura agricola. Significa un massimo di due pezzi, quindi o si inserisce un trattore agricolo insieme a un'attrezzatura agricola come un rotovalle o un altro tipo di attrezzatura, oppure si possono acquistare due attrezzature agricole, quindi un rotavalle abbinato a una falciatrice o un rotavalle abbinato a una seminatrice pneumatica, ad esempio, ma non si può acquistare il trattore, quindi non si possono prendere più di due pezzi contemporaneamente, quindi bisogna scegliere quale dei due, su quale dei due investire. Un agricoltore potrebbe fare un solo investimento, quindi scegliere o solamente il trattore nuovo oppure solamente un macchinario nuovo senza acquistare il secondo macchinario. Qual è il vantaggio rispetto al piano di sviluppo rurale? A differenza del piano di sviluppo rurale PSR, non è necessario acquistare una serie di trattori, macchinari, attrezzature e fare una serie di investimenti per aumentare il punteggio. Il PSR ha vantaggi e svantaggi. Ha il vantaggio che qualsiasi agricoltore dotato di un fascicolo aziendale può partecipare, e infatti il mio consiglio è che se hai i requisiti per partecipare al piano di sviluppo rurale, partecipa anche al PSR. E questa domanda col bando INAIL Agricoltura per acquistare un macchinario più il trattore la fai in aggiunta, quindi una domanda non esclude l'altra. Tuttavia, moltissimi agricoltori ci chiamano dicendoci che è molto difficile per loro partecipare al PSR proprio perché devono acquistare una serie di macchinari per aumentare il punteggio, ad esempio il macchinario che dissoda i terreni, un altro investimento per ristrutturare il capannone per il ricovero attrezzi. Molti non hanno le disponibilità finanziarie per fare questo tipo di investimenti, per cui preferiscono partecipare al bando dove gli permette di acquistare un unico trattore o un unico macchinario. Questo è il vantaggio principale, però ripeto, se avete i requisiti puoi partecipare ad entrambi i bandi e noi infatti lo consigliamo. Se uno partecipa a due bandi è molto più probabile che uno lo portiamo a casa. Facciamo un esempio pratico numerico per capire bene in cosa consiste il contributo. Prendiamo ad esempio un agricoltore che deve acquistare un nuovo trattore e una nuova rotopressa. Il trattore costa 100.000 euro ad esempio, la rotopressa costa 20.000 euro per un totale di 120.000 euro. Se il titolare ha più di 40 anni, il contributo è del 40% a fondo perduto, quindi nel nostro esempio il contributo sarà di 120.000 euro per il 40%, ossia 48.000 euro a fondo perduto. A fondo perduto significa che riceverà un bonifico sul conto corrente bancario. Se invece il titolare dell'azienda agricola è un giovane agricoltore, e sappiamo che i giovani in agricoltura sono fino al 40° anno di età, quindi 40 anni ancora non compiuti, il contributo viene elevato al 50%. Significa nel nostro esempio numerico che 120.000 euro al 50% sono 60.000 euro a fondo perduto, quindi un rimborso della metà del contributo. Qual è il terzo vantaggio? Questi soldi li devo anticipare tutti? No, si possono richiedere un anticipo del 50%, della metà del contributo, nel caso in cui si superi 30.000 euro di fondo perduto ricevuto. Quindi se sono 60.000 euro il fondo perduto ricevuto, si può chiedere l'anticipo della metà, quindi 30.000, senza dover prima anticiparli. Una volta ottenuto questo anticipo di 30.000 euro lo si può dare in acconto al fornitore e si dovrà fare il bonifico solo per la parte residua, il saldo,
Dopodiché faremo tutte le pratiche e le procedure per inviare la rendicontazione all'ente pubblico erogatore per ricevere il saldo della parte rimanente del contributo dell'altra metà. Qual è la logica che sta dietro questo bando? Su cosa si basa il requisito? Dove vengono assegnati i punteggi? Ecco qui alle mie spalle vedete il video in cui l'agricoltore sta facendo la manovra di uscire dal car con il carro pieno di legna dal bosco. Notate che l'agricoltore ha indossato le cuffie, quindi il primo requisito è quello che il nuovo trattore deve avere soglie di decibel di rumorosità inferiore rispetto al trattore che si manovrava precedentemente. Il secondo requisito dove danno punteggio sono le vibrazioni. Chi manovra il trattore sa meglio di me che se stai sul trattore tantissime ore durante la giornata, le vibrazioni portano comunque a far nascere delle possibili probabili malattie. C'è un'altra caratteristica, quella della pericolosità. Quando il trattore, come in questo caso, si trova in una situazione di pericolo, siamo una salita superiore al 25%, c'è il rischio di ribaltamento. Devi sostituire il trattore perché il trattore precedente non è adatto e quindi si possono verificare queste situazioni: mancanza di trazione, possibilità di ribaltamento, quindi pericolosità di rimanere schiacciato, possono verificarsi gli incidenti più gravi. Incidenti che proprio questa azienda agricola produttrice di formaggi e olio ha evitato perché grazie al nostro intervento ha ottenuto un fondo perduto con il nostro studio prima che si verificassero proprio gli incidenti più gravi. Per esempio, quest'anno abbiamo fatto una domanda di contributo per acquistare un nuovo trattore. Che trattore si trattava? Trattore a 105 cavalli. Erano 2 anni che tentavamo di inserirci nel contributo INAIL e non ci riuscivamo. Poi, grazie al vostro aiuto, allo studio Centurione, siamo riusciti quest'anno ad ottenere il contributo. Già abbiamo acquistato il trattore. Per cui l'INAIL dice: ok, se devi acquistare un trattore nuovo, allora è perfetto, rientri in questo bando per la rimozione di una di queste cause di rischio. Qual è il prossimo passo che devi fare? Compila il modulo che trovi sotto questo video, inserisci il nome, l'email e l'elenco delle attrezzature o dei trattori che devi acquistare, fai invio e una valutazione gratuita ti sarà data per fare una simulazione. Le strade, le soluzioni saranno due: o ti risponderemo che potrai partecipare al contributo e quindi andremo avanti con la pratica di contributo, oppure ti risponderemo che non ci sono i requisiti e ti diremo che cosa fare e come comportarsi per il prossimo bando in uscita. Un saluto da Fabio Centurioni, arrivederci nel prossimo video. Compila il modulo. Per sapere se hai i requisiti per partecipare a questo bando, non ti scordare di scaricare il modulo che puoi trovare gratuitamente scaricandolo da qui, oppure guarda uno dei video di approfondimento che trovi qui sotto. Un saluto da Fabio Centurioni.